Passiamo alla cover story di questo episodio 18, chiamiamola così, la storia di copertina è la mia intervista a un membro della massoneria. Bene, con un colpo di teatro, diciamo così, che spero tu voglia apprezzare e che spero incuriosisca tutti i miei ascoltatori, visto che la curiosità è un aspetto, ma diciamo anche potenzialmente positivo della mente umana. Oggi voglio presentarti la mia intervista a, un rullo di tamburi, un massone. È un personaggio particolare questo perché non è solo un massone, è un massone a tutti gli effetti, ma è anche uno studioso di alto livello della massoneria e dell'esoterismo. È collaboratore di un sito importante, diciamo così, perché è un sito che ha tantissimi visitatori in Italia, in lingua italiana, www.riflessioni.it. E il mio ospite intervistato di questo episodio tiene per l'appunto su riflessioni.it una rubrica sull'esoterismo, la rubrica sull'esoterismo di riflessioni.it, che si trova su riflessioni.it/esoterismo. Si chiama Daniele. Io ho scoperto i suoi articoli proprio su questo sito, riflessioni.it, e in particolare ho scoperto lui nella scorsa primavera, mentre facevo le mie ricerche sulle sette segrete e così via, sui complotti e le cospirazioni, proprio per preparare gli episodi di questo podcast. L'ho scoperto in particolare grazie a un articolo in cui lui affermava, e afferma tuttora, di essersi imbattuto veramente in una organizzazione esoterica segreta che governa il mondo. Ed è così che gli ho scritto. Alcuni mesi fa ci siamo scambiati informazioni, riflessioni, abbiamo iniziato a corrispondere via email abbastanza intensamente e anzi questo è stato per me piacevole, intellettualmente stimolante e in fin dei conti arricchente e lo è tuttora. In un'occasione ci siamo anche incontrati di persona con Daniele, abbiamo fatto conoscenza dal vivo, quindi Daniele ormai è più che altro un amico. Questo non vuol dire che io ci sia andato, come ti dice, per il sottile o che io mi sia tirato indietro quando si è trattato di fargli anche qualche domanda provocatoria o qualche domanda cattiva sulla massoneria durante questa intervista, però qui mi sto precedendo. Preferisco lasciare a te il piacere di ascoltare questa intervista e poi sarai tu a trarne le tue riflessioni. La mia intervista a Daniele. Hello, 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 ciao a tutti. Come promesso, ebbene sì, abbiamo in diretta sul tempo di cambiare un vero esponente della massoneria, cioè non solo un praticante, Daniele, spero che si dica così, spero che si dica praticante, ma uno studioso della massoneria come pochi, è anche un, come posso dire, è un praticante della massoneria, se si dice così, è uno studioso della massoneria e fra l'altro è anche appassionato a titolo personale di, essendo uno studioso, essendo curioso, è appassionato di complotti, complottismo e così via. Quindi credo che questa sarà una conversazione piuttosto interessante. Daniele, benvenuto e grazie per aver accettato il mio invito. Ciao Italo, ciao e ciao a tutti. Hai detto bene, io credo che la ricerca massonica, come la ricerca esoterica in generale, debba mirare soprattutto a capire come stanno le cose. E da questo punto di vista è utilissimo anche il punto di vista dei complottisti e in particolare il discorso che fai tu, che è molto interessante, ben condotto, senza fanatismi, insomma mi piace. Ottimo, ottimo, grazie Daniele. Daniele, però parliamo di te, del tuo background, perché da quello che so io. Allora, innanzitutto dovete sapere che io ho conosciuto Daniele leggendo i suoi articoli interessantissimi in tema di esoterismo sul blog, sul sito www.riflessioni.it. Ti ho seguito, poi abbiamo iniziato a corrispondere, ci siamo poi anche conosciuti di persona a un certo punto. Da quel poco che ti conosco, da quello che ti conosco, diciamo così, nel tuo background c'è anche la militanza, se così vogliamo dire, nella scena italiana della controcultura degli anni 70, quindi hai fatto parte dello staff della mitica casa editrice Stampa Alternativa. Ma guarda, sì, non ho fatto parte dello staff, però ho contribuito a parecchi lavori di stampa alternativa, tra cui il mitico Contro la Famiglia. Ho
macchia, non so se ve lo ricordate, c'era in copertina una famiglia con tante piccole facce di Fanfani, è stato un classico. Insomma, voglio dire, hai fatto parte di questa scena, non so come dire, rivoluzionaria italiana degli anni 70, e alla fine poi quali eventi o quali percorsi ti hanno portato a entrare in massoneria? Guarda, è successo che negli anni del riflusso, come tanti, cioè, sai, dopo che la sinistra era un po' scivolata nel terrorismo, eccetera, eccetera, mi sono trovato un po' orfano così. Sul piano politico, la cosa mi avrebbe portato a una riscoperta del marxismo, che ai tempi della controcultura, sì, esisteva come un grande zio, ma lo conoscevamo poco, Aspetta, insomma. scusami, esisteva come? Come un grande zio, come una specie di protettore, no? Che stava, come dire, che curava gli aspetti più diretti della politica, dietro al quale ci muovevamo noi, che si pensava che dovessimo in un certo senso creare la struttura, o sperimentare quello che sarebbe stata la struttura della società dopo la rivoluzione, che poi non è venuta. E poi invece niente, con il riflusso abbiamo visto che le cose andavano male, ci siamo trovati a doverci organizzare una vita, e sul piano politico ho riscoperto il marxismo sul piano della teoria, cosa che prima non conoscevo bene. E nello stesso tempo ho scoperto l'esoterismo, soprattutto tramite le opere di Guénon, di questi grandissimi autori, diciamo, che hanno consegnato la storia dell'esoterismo del XX secolo, e per i quali anche la massoneria è un cammino di conoscenza. Io mi sono avvicinato alla massoneria come cammino di conoscenza, un po' come tu ti sei avvicinato al buddismo, e non mi sarei mai immaginato di trovarmi un giorno di fronte a persone che invece, essendosi abbeverate da altre fonti, lo considerano qualcosa di negativo per l'umanità, un cammino di gente che fa complotti, cose cattive, eccetera. Per me questo sembra ancora una cosa assurda. Ok, questa è la tua esperienza, giustamente, essendoti accostato alla massoneria dal punto di vista della ricerca spirituale, dell'evoluzione personale. Però su una cosa mi vorrei soffermare, perché tu dici che dopo gli anni dell'impegno politico e negli anni del riflusso, eccetera, eccetera, ancora di più ti sei avvicinato al marxismo. E da quello che ti conosco, ancora oggi tu sei un convinto marxista, Sì. Daniele. Quindi ci sono già le cose che per i nostri ascoltatori, per i non massoni, diciamo così, sono difficili da capire. Cioè, cosa significa questo? Significa che la massoneria è un covo di marxisti? E credo di no. Oppure significa che ci sono le persone più diverse, ci sono persone di estrazione di sinistra, persone di aspettazioni destra, di estrema sinistra, di estrema destra, laici, atei, religiosi, bigotti, eccetera, eccetera, persone diversissime nella massoneria che riescono a convivere quasi per miracolo, mano nella mano, come fratelli. Ecco, questa cosiddetta universalità della massoneria, questo incredibile ventaglio di differenze nella massoneria, è una delle cose più difficili da immaginare per chi non è massone. Puoi spiegarcela un attimino questa cosa? Dunque, innanzitutto diciamo che la massoneria è nata a sinistra. È nata a sinistra, nel senso che si propose all'inizio del XVIII secolo come un'alternativa spirituale alla Chiesa cattolica, cosa che in quei tempi era abbastanza inconcepibile. Difatti fu subito scomunicata e fu subito combattuta dalla Chiesa. E questa, tra parentesi, è una delle ragioni per cui mi sembrano abbastanza assurde le speculazioni che si fanno oggi sul fatto che massoneria e chiesa comploterebbero insieme. Nacque come un mezzo per promuovere correnti di pensiero alternative a quella del cristianesimo cattolico, e per questo automaticamente si trovò nella situazione di dare origine a correnti di pensiero che poi avrebbero creato, per esempio, la rivoluzione americana, la rivoluzione francese, queste cose qui. E vabbè, soprattutto nei paesi latini, soprattutto in Italia così, nacque per questo, come dire, lo sputtanamento della massoneria da parte della Chiesa, da parte dei poteri forti, come un qualcosa che tendeva a sovvertire l'ordine costituito. Non dimentichiamo però che si trattava dell'ordine costituito di allora, cioè di forme di potere assoluto per le quali i cittadini non avevano nessuno spazio, capisci? Ed è molto importante, secondo me, rilevare che queste correnti, diciamo, di modificazione della società, queste correnti, diciamo, di trasformazione, non nacquero
mediante un'azione unitaria della massoneria, come può essere considerata, per dire, quella di un partito politico, no? Noi, no, no, nacquero semplicemente perché nell'ambito del tempio massonico si incontravano persone di tutti gli strati sociali. A quei tempi le classi che contavano erano i nobili, e c'era una borghesia emergente, nobili, vabbè, la chiesa, se vogliamo, ma c'era una borghesia emergente che non aveva ancora trovato modo di accreditarsi socialmente. Il fatto di poter incontrare i nobili nel tempio massonico, di poter dialogare sulla base di questioni umanistiche, perché, ecco, nel tempio massonico, di cos'è che si parla? Nel tempio massonico si parla di valori, quale può essere, per esempio, la triade, Sapienza, forza, bellezza, o l'altra famosa triade, libertà, uguaglianza, fratellanza. Si parla di valori astratti. Il Si cementarsi. parla di valori morali, diciamo così. Cioè di Sì, valori sì. morali che riuniscono anche persone di convinzioni invece diversissime. Sì, esatto, si parla, invita le persone a riflettere su un piano astratto, no? In un certo senso. E questo a quei tempi era già una cosa rivoluzionaria. Ed è questa la ragione per cui dai templi massonici nacquero queste rivoluzioni, per il fatto che il solo fatto di incontrarsi lì e di ragionare in un certo modo già sovvertiva un certo antico ordine sociale rigido, no? Che c'era prima. E questo è molto legato alla mentalità umanistica che a quei tempi era in piena espansione, no? Sappiamo che a quei tempi le persone, per la maggior parte, non potevano imparare a leggere, non si potevano istruire. E quindi non c'erano dubbi sul fatto che acquisire, come dire, una dimensione culturale equivalesse ad acquisire la conoscenza in assoluto. Adesso noi facciamo dei distinguo per cui magari da una parte mettiamo la letteratura, la conoscenza umanistica, eccetera, eccetera, dall'altra la conoscenza spirituale, dall'altro il tipo di conoscenze che ci serve per emergere nella società. Allora non era così. Confluivano e si creava una struttura che automaticamente sovvertiva il vecchio ordine. In questo senso la massoneria fu complottista e fu rivoluzionaria, capisci? Ma non ci fu mai, e non poteva mai esserci, un'azione coordinata della massoneria come può essere quella di un partito, appunto una struttura in cui c'è un capo che dice adesso noi rovesciamo la società, fate così, fate così. Quindi, ok, quindi allora Daniele, cioè, quindi tu stai dicendo, no, perché mi ha colpito questa cosa che tu hai detto, l'ho trovata scritta anche in alcuni dei tuoi scritti, alcuni dei tuoi articoli, no? Sappiamo bene le varie teorie complottiste o cospirazioniste, secondo le quali la massoneria sarebbe una specie di grande burattinaio occulto che tira le fila del potere mondiale, sarebbe la cosa più intrinsecamente malvagia che sia mai esistita, sarebbe una specie di base organizzativa di dispietati oligarchi che tramano il genocidio, la terza guerra mondiale, la riduzione della popolazione e così via. La cosa che più mi ha incuriosito di te, nella tua reazione a queste affermazioni, è il fatto che tu non ti sei limitato a dire queste affermazioni sono false, non sono vere, eccetera, eccetera, ma sei andato molto oltre. Cioè, tu affermi che chi dice queste cose è come uno che infierisce contro la propria madre. Perché la massoneria è stata protagonista storica di tutte queste rivoluzioni, battaglie di libertà, incluse quelle anticlericali, incluse quelle per la libertà di religione, di opinione, eccetera, eccetera. Per cui tu dici, se non ci fosse stata la massoneria, neanche voi avreste oggi la libertà di parola su internet, neanche voi non esisterebbero, che ne so, io non esisterei in quanto buddista. Tu una volta mi hai detto, grazie a noi, alle battaglie che abbiamo fatto, che oggi tu puoi praticare liberamente il buddismo in Occidente e non venire bruciato sul rogo. Ci parleresti un attimino di questo aspetto, come posso dire, progressivo, progressista della massoneria e come diavolo si fa a conciliare invece con la visione di una massoneria complottista? Sì, niente. Il fatto che la massoneria appunto abbia promosso queste rivoluzioni, abbia promosso questi risorgimenti nel XIX secolo, indubbiamente obbedisce a una visione mondialista, se vogliamo, di fratellanza universale, di cui la massoneria è stata promotrice. Però a quei tempi, appunto, come si esprimevano queste istanze? Si esprimevano attraverso la rivendicazione di una società senza classi,
di una società in cui i figli dei poveri potevano istruirsi. Difatti, dopo l'unità d'Italia, fu grazie alla massoneria che vennero approvate nel nostro paese le leggi sull'istruzione obbligatoria, no? Sul diritto sul dovere che tutti i bambini potessero andare a scuola, perché prima c'era un analfabetismo superiore al 90%. Tutte queste cose ebbero origine dal fatto che la massoneria offriva la possibilità di un dibattito alternativo che la società tradizionale, quella diciamo, governata dalla Chiesa, non offriva affatto. E questa diciamo, la caratteristica storica che fece della massoneria, come ho scritto, l'arma segreta della sinistra, fino all'inizio del XX secolo, quando poi forze come i socialisti, che per parentesi nei templi massonici avevano avuto origine, portarono a un dibattito politico molto più allargato, con un diritto di voto molto esteso. Allora, chiaro, il politico non guardava più al discorso che si faceva entro determinati ambienti, guardava gli elettori. E da quel momento in poi la massoneria cominciò a perdere potere. E così fu da allora in avanti. Direi che nel corso del XX secolo il potere della massoneria è andato sempre scemando. È rimasto invece questa immagine propagata più di 200 anni fa dai suoi avversari di una piovra occulta governata dall'alto, cosa del tutto sbagliata perché tutti gli ordini massonici sono governati dal basso. Anche questa è una cosa che ho scritto, come sai. Quindi tu ci stai dicendo la caduta della massoneria è la caduta, la perdita progressiva di influenza della massoneria è dovuta alla democrazia rappresentativa, elettiva e così via. Sì, è dovuto al fatto che gli obiettivi massonici furono realizzati e non fu più, come dire, necessario, dibatterne nei templi massonici, perché ormai, grazie al cielo, se ne poteva dibattere anche a livello di strutture sociali, dello Stato, eccetera. No? Ok, io a questo punto faccio l'avvocato del diavolo e ti do la tipica risposta obiezione del complottista che ti dice: caro Daniele, è ovvio che tu non sai niente di piovre occulte e di macchinazioni all'interno della massoneria, perché tu sei una persona per bene, come il 90% dei massoni, e il problema non siete voi persone per bene, anzi, la tua ingenuità di persona per bene conferma quello che tutti noi complottisti pensiamo, cioè che la massoneria è fatta da un 90% di buoni ingenui manipolati da un 10% di cattivi cospiratori che governano segretamente il mondo. Tu cosa rispondi a questa obiezione? Sarebbe vero, potrebbe essere vero se la massoneria fosse una struttura monolitica, ma in realtà non è così, perché si parla Ok, di massoneria. ma pur non essendo monolitica, potrebbe essere governata da un manipolo di cattivi che tira le file. No, proprio per il modo in cui, diciamo, le istanze si prendono forma dalla massoneria e si realizzano, ovvero. Nell'ambito della massoneria, intesa come ordini massonici, intesa come strutture che si vedono nelle logge, eccetera, eccetera, si parla di temi che con la politica e con la società non hanno niente a che fare. Poi succede, è sempre successo, dal 700 in poi che si va avanti così, che nell'ambito di queste logge magari si incontrano delle persone con degli interessi comuni o nel campo della politica o del commercio, della cultura. E sviluppano dei programmi insieme, però questi partono dal basso, non partono mai dall'alto. Non esiste mai qualcuno dall'alto che dice ai massoni fate così, fate cos'ha. E come io ho ben spiegato, credo, nei miei articoli, i presunti alti gradi massonici, no? Cioè i 33, i 90, di Gran Maestro, tutte queste cose qui, in realtà sono, cioè, non hanno nessun potere a livello sociale, hanno un potere su quel che riguarda la struttura interna dell'istituzione. Hanno il potere in una struttura autoreferente in cui, se vogliamo, ci sono tanti iscritti che versano dei bei soldini, e allora ecco che il Gran Maestro o l'altro grado si trova nella posizione magari di poter gestirli. No, questo può succedere, ma non può succedere che dall'alto arrivi un ordine e che in basso venga eseguito. Questo proprio nella massoneria non c'è. Sentivo prima che ti scandalizzavi
al solo pensare di quelli che dicono o scrivono che la massoneria e il Vaticano sono la stessa cosa, o che la massoneria e il Vaticano sono in combutta, eccetera, eccetera. So che la tua risposta a questo è no, nel modo più assoluto, ma anche se la risposta fosse no, ci potrebbe esistere una terza forza, per mancanza di un'espressione migliore, un qualcosa di altro, un'organizzazione che infiltra ai massimi livelli la massoneria e infiltra ai massimi livelli il Vaticano e le dirige entrambi, come per esempio molti affermano che sono i gesuiti a governare realmente il mondo e che segretamente detengono le leve del potere in Vaticano e le leve del potere in massoneria, e così si spiegherebbero le confluenze di tanto in tanto nel corso della storia, nel corso dei secoli, fra il Vaticano e la massoneria. Allora, dunque, riguardo i gesuiti in particolare, io non sono uno specialista di questioni relative alla Chiesa, però credo che siano uno dei tanti centri di forza che operano all'interno della Chiesa, no? Ci sono i gesuiti, c'è l'Opus Dei, ce ne sono altri, che aumentano o diminuiscono il loro potere. A seconda di che papa c'è, che simpatie ha, a quale corrente, diciamo, della storia della Chiesa fa riferimento. Anche i gesuiti, un po' come i massoni, sono stati oggetto di un grande mito che credo che abbia in un certo senso esteso nell'immaginazione delle persone il loro potere molto al di là di quello che sia realmente. Riguardo alla possibilità che massoneria e chiesa complottino insieme, proprio al di là del fatto che proprio la storia dice tutto il contrario, questo sarebbe possibile se perseguissero i loro stessi interessi, ma non credo che in alcun modo questo possa essere dimostrato. Non ce n'è traccia né nella storia della chiesa né nella storia della massoneria. Possono succedere occasionali episodi in cui un massone si trova a fare dei business con un prete, no, questo può capitare, ma che le due forze a livello collettivo possano in qualche modo agire insieme, questo presupporrebbe tra l'altro che la massoneria avesse una regia dall'alto come ce l'ha la Chiesa, e questo non è vero, non è possibile. Se mi dici però che ci possono essere altre forze al di sopra che in un certo senso pilotano la massoneria, la Chiesa, Italo, Daniele, i nostri ascoltatori e tutti, secondo i loro progetti, allora forse questo sarebbe possibile. Anzi, come esoterista, credo di avere buoni motivi per dire che forse le cose stanno proprio così. Ok, Daniele, un classico dei classici di tutte le teorie della cospirazione di tutti i tempi, gli Illuminati. Sì. Non solo prima gli Illuminati di Baviera, quelli storici di Weishaupt, eccetera, eccetera, ma poi al giorno d'oggi, forse dalla metà degli anni 70, dalla prima metà degli anni 70 in poi, si dice genericamente gli Illuminati, gli Illuminati, gli Illuminati, quelli che sarebbero dietro tutte le trame e le cospirazioni. Quali sono le tue riflessioni su questo gruppo, ammesso che questo gruppo esista veramente? Per quel che ne so io, appunto, i veri illuminati erano gli illuminati di Baviera, fondati da Weishaupt verso la fine del Settecento, che erano effettivamente un'organizzazione esoterica, non massonica, abbastanza vicina alla massoneria, fondata da questo signore che era, si può definire un comunista libertario, in Si quanto, può definire un comunista libertario. confermo, lui proprio nei rituali degli illuminati di Baviera diceva esplicitamente che per rovesciare questa società ingiusta in cui poche persone hanno tanto denaro e tanti sono lì che non sanno come fare per tirare avanti, bisognava ragionare in base alla struttura, no? Cioè praticamente in base alla struttura economica. Lui anticipava il discorso di Marx su questo ed è stato, ma credo che proprio anche nell'ambito soprattutto del comunismo libertario ci siano stati parecchi autori che hanno fatto riferimento a Weishaupt come a uno dei grandi profeti della sinistra, no? Per questo è del tutto assurdo, credo, poter supporre che un'organizzazione come quella da lui fondata abbia poi potuto trasformarsi in una forza di oppressione per cui ristrette elite, si autodefiniscono di illuminati, opprimono le masse, cioè è un ribaltamento totale. Io dico, quando Berlusconi ha voluto fondare un partito a difesa degli imprenditori, non
non è che si è iscritto al PC per convincere i comunisti, guardate poi. Beh, no, lui ha fatto Forza Italia ex novo, no? Cioè, è così che si fa. Non ha molto senso perdere tempo, energie, eccetera, per ribaltare completamente il senso di un'organizzazione. Si fa prima a farne una nuova. Per cioè, se che... volevano dominare il mondo, non avrebbe senso travestirsi da anarchici, rivoluzionari, libertari. Precisamente, sì, non ha senso. La storia dice che gli Illuminati di Baviera furono debellati e che poi nel corso dell'Ottocento, siccome si trattava di un'etichetta prestigiosa, parecchi si rifecero a questa idea per fare altre cerchie di Illuminati, però la cosa è documentata, si trovano anche in rete riscontri su come questo avvenne. E in nessun caso mai si trattò di organizzazioni che poi avevano riuscirono in qualche modo a esercitare una forma di dominio sul mondo. Non si vede perché, cioè come sia possibile, no? Che le forze dominanti del capitalismo di oggi, quelli che ci fanno fare la fame, quelli che ci fanno pagare le tasse, eccetera, eccetera, possono in qualche modo essere connessi al concetto di illuminati. Questo secondo me è una bufala colossale. Daniele, è arrivato il momento del grande colpo di scena, credo, perché fino ad ora tu hai detto contro le teorie cospirazioni, hai parlato esclusivamente contro le teorie complottiste, però io so che tu, o meglio, faccio un passo indietro, io ti ho conosciuto leggendo un tuo articolo su riflessioni.it, in cui tu affermavi di aver scoperto che esiste veramente un'organizzazione esoterica che domina il mondo. Ora, detto da te, con la tua testa sulle spalle, col tuo scetticismo, col tuo realismo e così via, non è un'affermazione da poco, ma è quasi una bomba atomica. Addirittura in uno degli ultimi articoli tu hai, se possibile, anche rincarato la dose, hai scritto, e qui vediamo se riesco a citarti letteralmente, eccolo qua: c'è davvero una cerchia esoterica al di sopra dell'economia che controlla a livello mentale tanto i massimi capitalisti quanto le persone comuni in base a un disegno che prevede una radicale trasformazione del mondo. Daniele, vuoi parlarci delle tue scoperte di chi è questa setta esoterica che governa il mondo, oppure preferisci farci morire di curiosità? No, vabbè... Diciamo che, innanzitutto che questi signori sono esoteristi, sono miei colleghi, magari anche un po' più in gamba di me, che hanno anche pubblicato dei libri abbastanza espliciti in cui parlano di se stessi. Allora, Daniele, nel nostro forum Tempo di Cambiare e prima ancora sui commenti al blog Tempo di Cambiare, questi signori, come tu li chiami, questa organizzazione esoterica, chiamiamola così, è stata più e più volte menzionata, quindi il nome è abbastanza, non dico di dominio pubblico, ma quasi presso i nostri ascoltatori, però a questo punto io lascio a te la decisione, la libertà, se li vuoi nominare o vogliamo continuare a parlarne in questa maniera anonima. Italo, se vogliamo fare quel nome, facciamolo. D'altra parte, ecco, come penso di averti già detto in passato, ritengo che sia un po' fuorviante, nel senso che se i nostri amici vanno a cercare questo nome in rete, non è che trovano molto. Si tratta semplicemente di uno dei tanti veli con cui questa organizzazione, dietro i quali questa organizzazione si nasconde, no? Facciamo nome. Lo vuoi fare tu? Lo faccio io? Allora, il nome è la Lucis Trust, però tu stai dicendo che questo non è altro che uno dei tanti nomi o quasi paravento dietro cui si nasconde l'organizzazione. Sì, beh, se guardiamo come dire, alla tra virgolette ideologia della Lucis Trust, niente a proposito del dominio sul mondo viene affermato. Praticamente è abbastanza chiaro che le finalità della Lucistra sono quelle di creare a livello mondiale un grossissimo, come dire, concorso di menti su obiettivi comuni per creare delle faccende di energia, come li possiamo chiamare. C'è un libro che si chiama Banshee, pubblicato dalla Amenotes di Genova, che tra l'altro è il mio stesso editore, che li chiama conglomerati. Tra l'altro si tratta di un libro che
descrive diciamo, questa organizzazione in maniera sorprendente. Allora, questo libro si chiama Ban Shui, è scritto B Banshee, guarda, non so Ban più che SHE, giusto? Ban SHE. SHE, sì, lì sono molto espliciti nello spiegare non tanto la luce strass quanto quello che ci sta dietro, ovvero appunto si creano determinate forme di energia intorno a determinate idee e questi signori, esoteristi di altissimo livello, sono in grado di manipolarli e di volgerli a determinati obiettivi scelti da loro. Quindi, E a tuo questo. parere, stiamo parlando di esoteristi di altissimo livello? Come scusa? A tuo parere, stiamo parlando di esoteristi di altissimo livello? Sì, gli esoteristi, lo so che, come dire, è una cosa che suona piuttosto strana il fatto che questi signori che governano le banche, i poteri, diciamo, che hanno una presa concreta sulla società, debbano fare riferimento, come dire, a ideali così astratti. Però la cosa purtroppo, cioè purtroppo per fortuna, è abbondantemente documentata. È così, tantissimi VIP, diciamo, fanno riferimento a questa associazione e ai suoi ideali. E qui ci sarebbe, appunto, per conoscere bene la cosa e farsene un'idea ben precisa, sarebbe opportuno fare un discorso molto approfondito su certe caratteristiche della civiltà anglosassone e di come, questa sia stata influenzata da un certo tipo di mentalità che noi nei paesi latini non abbiamo conosciuto bene. Ecco, diciamo, siamo particolarmente svantaggiati noi latini nel capire queste cose. Allora, diciamo, questa organizzazione esoterica che tira le fila e che, se ho capito bene, ha una pesantissima influenza sul potere politico, economico, culturale, eccetera, eccetera, contemporaneo, no? Auspica o addirittura manovra per ottenere una radicale trasformazione del mondo. Cioè, di che tipo di trasformazione stiamo parlando o di cosa potrebbe trattarsi, secondo te? Ecco, sempre tornando a quel libro, io credo che la cosa che spieghi meglio sia proprio questa, mentre invece, come scriverò anche in uno dei miei prossimi articoli, per quel che riguarda la descrizione dei gruppi, no? Lui descrive anche, questo Banshee descrive anche, come dire, la struttura sociale dell'organizzazione, no? E io credo che lì l'autore o gli autori abbiano lavorato un po' di fantasia. Invece il progetto è delineato e descritto molto bene. Cioè, praticamente questi signori tendono, come dire, a forgiare, a uniformare la consapevolezza degli esseri umani, no? E questo, tra parentesi, è un discorso di cui parla molto chiaramente anche René Guénon, no? Autore esoterico tradizionale nel Regno della Quantità e i Segni dei Tempi, che è il suo libro più classico. E una volta creata questa uniformità, questa forma di energia comune, credo che vogliano, come dire, amalgamare in un certo senso la consapevolezza di tutte le forme di vita del pianeta, creare una forma di consapevolezza unitaria, del pianeta Terra. Dopodiché, questo per loro è solo l'inizio, cioè questo piano ha degli sviluppi notevoli che nel libro si vengono spiegati abbastanza Quindi bene. allora, scusa, loro sarebbero dietro le tendenze, le pressioni di natura mondialista, giusto? Attuali. Sì, suppongo di sì, suppongo di sì. Mondialista, però tu dici il mondialismo, e quindi non solo il mondialismo è il primo passo, l'abbattimento, come si dice, il nuovo ordine mondiale, l'abbattimento delle frontiere, anche culturali, non solo politiche, geografiche e così via, è il primo passo, perché il loro passo successivo è quello di volere unificare le coscienze di tutto il pianeta, e il loro passo obiettivo ancora successivo sarebbe? Ma io credo che passeranno innanzitutto attraverso la creazione di una religione mondiale e poi di un governo mondiale, che però saranno soltanto strumenti tramite i quali, come dire, ai singoli individui verranno insegnate determinate tecniche esoteriche appunto per creare questo amalgama di consapevolezza universale. Perlomeno nei loro testi è scritto così. Ok, ma questo amalgamare le consapevolezze di tutti gli esseri viventi in una consapevolezza universale è un bene o un male? Noi cosa ci dobbiamo fare? Noi cosa dobbiamo Bravo, bravo. Io sto appunto riflettendo parecchio su questa cosa, perché secondo me, con la mia, oddio, io sono nato nel 56, sono cresciuto in un periodo in cui l'antimondialismo non esisteva ancora. Io personalmente, per quella che è la mia mentalità e la mia formazione, non ho mai messo in dubbio, no?
che tutti questi ideali, come dire, di progresso, no? Siano qualcosa di positivo, che all'umanità hanno portato del bene, e il fatto che tutto questo fosse stato in realtà creato nella prospettiva di un piano i cui prossimi sviluppi noi non conosciamo, è per me una novità, ti dico sinceramente. L'ho scoperto da pochi anni e non ho ancora deciso bene come orientarmi al riguardo. Io personalmente non credo che la cosa debba essere per forza a priori considerata negativa. Io sarei propenso a supporre che questa cosa per l'umanità, ancora perlomeno per qualche secolo, possa portare degli sviluppi positivi, e che gli attuali motivi di sfiducia, dovuti per esempio al fatto che a livello economico stiamo andando male, che c'è un po' di gente che magna sopra le nostre teste e che ci dà la sensazione di dominare i nostri destini in senso incontrollabile, sia in realtà una fase di transito, una cosa provvisoria, alla quale non bisogna dare un valore troppo drammatico e definitivo. Questa è la mia idea, però ci sto ancora riflettendo, ti dico, Italo, come Quindi mai? non preoccupa tanto il mondialismo, tu stai dicendo, o le istanze Sì, mondialiste, esatto, quanto il fatto che il mondialismo. abbiamo la sensazione di una organizzazione ben organizzata che va energicamente in direzione di certe finalità, ma nessuno sa quali sono queste finalità. Sì, ecco, questo un po' preoccupa, però è un problema dei tempi lunghi, che potrebbe essere fronteggiato adeguatamente nel momento in cui ci fossero conoscenze precise al riguardo, non come adesso che si mette tutto nello stesso calagno, e allora, come ho scritto nell'ultimo articolo, tu lo sai, il vigile che ci ha fatto la multa e il Bilderberg si mette tutto lì e si dice: ah sì, è tutta l'espressione di un complotto globale ai nostri danni. Questa è un'affermazione un po' troppo radicale, o che perlomeno si può fare dopo aver studiato nei dettagli come stanno le cose. Questa è la mia opinione. Sono incerto su questo tema, Italo. Sei incerto e se ti conosco bene, la tua soluzione sarebbe quella di studiare meglio, gli scritti e le filosofie di questa organizzazione. Sì, infatti, sì, certo, sì, certo. Cioè, noi vediamo che a livello di mondialismo ci sono, a livello del progresso, delle stupidaggini tipo internet che ci consente di parlare adesso, ma ci sono anche delle realizzazioni positive, che ci sono anche dei movimenti di stampo mondialista che non sembrano affatto volti come dire, ai danni dell'umanità, tipo, non so, i vari forum, no? I vari no global, eccetera. Anche questo non dimentichiamolo. È un mondialismo diverso da quello del potere che ci domina, ma è pur sempre mondialismo. Il fatto di abbattere le barriere tra le nazioni, di creare una fratellanza universale, per me è un concetto positivo. Se ci si limita a quello, e chiaramente non si va in discorso di oppressione. Daniele, in un articolo recente hai anche scritto che dopo la tua iniziale e continuata insofferenza nei riguardi dei complottisti, cospirazionisti, eccetera, eccetera, per le sciocchezze che secondo te dicevano e dicono e tuttora e scrivono su internet, hai iniziato a un certo punto a rivalutare la funzione sociale positiva dei complottisti. Vuoi dirci qualcosa su questo? Mi sembra anche di avertelo già detto, nel senso proprio che, insomma, hanno contribuito ad aprirci gli occhi su tante cose, no? Insomma, è chiaro che il governo che abbiamo adesso, per dirne una, non lo so, in genere il modo in cui il potere viene gestito sopra le nostre teste e contro i cittadini. E contro i cittadini e le vecchie formule della democrazia fanno fatica a arginarlo. I complottisti ci hanno insegnato appunto gli abusi della casta, per dire una cosa. Oppure ci hanno detto tante cose a livello di controinformazione, non so, le scie chimiche, queste cose qui. Ora, facendo la tara dal fatto che, bene o male, loro tendono, bene o male, a farsi conoscere, a vendere, a mettere insieme tutti un po' a casaccio, c'è tanta controinformazione valida che ci può veramente servire, no? Per creare delle strutture alternative, cosa che tu mi sembra che vorresti fare, eccetera, eccetera. In questo senso, io sono un complottista e io credo anche che i veri massoni lo siano tutti. Nel senso che, sì, almeno per quel che li conosco io, sono tutti da quella parte.
nel senso che gli stessi ideali di libertà che ci hanno portato fin qui adesso scorrono innegabilmente, soprattutto nel campo dei complottisti. Di questo te ne rendo atto volentieri. Daniele, grazie per aver condiviso con noi i tuoi punti di vista. Credo che sia stato molto interessante e arricchente anche per coloro che considerano la massoneria il nemico pubblico numero uno. Penso che sia Quelli stato. sbagliano proprio, guarda, li inviterei proprio a approfondire la conoscenza, perché ci sono tanti libri, tanti testi che parlano della struttura della massoneria anche nei dettagli. Se imparano veramente cos'è la massoneria nella sua struttura, nei suoi dettagli, allora è chiaro che tutto quello che dicono i complottisti sulla massoneria non regge più, perché la massoneria è una cosa diversa. Vabbè. Ok, e poi ci sono anche due articoli che sono molto interessanti. Chi vuole rimanere in contatto con te, con il tuo pensiero, con le tue riflessioni e vuole leggere i tuoi articoli, dov'è che deve andare a cercarli? Sì, beh, l'hai detto all'inizio, riflessioni.it/esoterismo è un sito italiano importante che mi ospita gratuitamente, per cui sono tanto grato al webmaster Ivo. Stiamo facendo un lavoro di controinformazione sulla massoneria notevole. Stiamo anche portando in Italia tante conoscenze sulla massoneria inglese, per esempio, che in Italia sono del tutto sconosciute. Insomma, è una cosa carina, secondo me. Spero che i nostri gentili ascoltatori la apprezzeranno. Va bene. Allora, www.riflessioni.it, all'interno di questo grande sì, Slash. all'interno di questo grande a questo grande sito raccoglitore riflessioni.it, Daniele cura la rubrica esoterismo e quindi lo trovi su riflessioni.it/esoterismo e ci sono tanti, io ho letto quasi tutti i tuoi articoli, sono veramente validi e ricchissimi di, come si dice, cibo per la mente o materiale su cui riflettere. Grazie, Italo. Grazie. Daniele, ancora grazie a te per aver condiviso con noi i tuoi punti di vista, i tuoi pensieri, la tua saggezza, le tue conoscenze. Ancora grazie a nome di tutti gli ascoltatori, tempo di cambiare e ti auguro tutto il bene per il proseguimento del tuo sentiero e alla prossima. Ciao Grazie, ciao. ciao. Che dire, non ho molto da aggiungere, spero che anche tu l'abbia trovata intellettualmente stimolante, per così dire. Lo scopo di questa intervista non era quello di estrarne io una morale alla favola, né era quella di raggiungere una qualche conclusione, era quello di mettere a disposizione tua una serie di informazioni, una serie di riflessioni sulle quali sarai tu a meditare e a decidere cosa farne. E poi io stesso nel corso di alcuni episodi precedenti a questo ho espresso giudizi estremamente pesanti, se non pesantemente negativi, sulla massoneria e quindi mi sembrava giusto ascoltare l'altra campana, cioè dare possibilità di replica. E poi sempre, ricordo sempre qual è la mia definizione di saggezza. La mia definizione di saggezza è ricordarci sempre che la verità in tasca qua non ce l'ha nessuno e sicuramente non ce l'ho io e sicuramente non ce l'hai tu. E quindi sempre avere un pizzico di umiltà, anche intellettuale, ed essere pronti ad ascoltare il punto di vista di tutti, non solo degli altri, non solo di quelli che consideriamo avversari e così via. E questo è importante, così come è importante mettere in discussione i luoghi comuni, mettere in discussione i dogmi, mettere in discussione le vacche sacre, le idee preconcette, mettere in discussione l'autorità, questo è importantissimo, e in ultima analisi attivare il cervello e pensare con la propria testa.